le vostre famiglie e quindi ovviamente saluto Agnese e do un abbraccio doppio a Viola Calenda e a tutta la famiglia di Carlo, anche perché tutti, tutti i giornalisti, ma anche i media non eh, tradizionali, ma anche i politici, ma anche ragazzi diciamolo, eh, gli addetti ai lavori, avevano fatto l'elenco delle scommesse quando litigheranno per la prima volta Calenda e Renzi. Quando verrà fuori il primo momento di scontro e noi siamo stati bravissimi, voi vi aspettate che diciamo non avete mai litigato? No, no, abbiamo litigato, non ve l'abbiamo fatto vedere. Quindi questo vale doppio. Tra l'altro vi segnalo che l'ultima cosa, ora questa la posso dire, tanto ormai hanno perso la scommessa, Carlo, quindi ormai possiamo dirlo, è stata sul luogo di questa manifestazione. Perché nelle nostre discussioni filosofiche delle 6.55 di mattina il tema era se il Gianicolo e la Repubblica Romana mia opinione erano un po' troppo anticattolici per i miei gusti e lui è partito dicendo tutte le ragioni per cui io non avevo letto i libri del risorgimento e io gli ho detto che c'erano tutta una serie di libri sul risorgimento che dovevano anche prendere più spunto dalla mh, matrice cattolica insomma alla fine la conclusione è che si fa qui io capite ormai sono nella versione del passo indietro però per punizione lo portiamo ora sceglieremo o a visitare le sette chiese o in pellegrinaggio a piedi al Monte Senario o qualcosa che potremo valutare tutti insieme. L'importante è che cari amici che scommettevate contro di noi, noi siamo qui con il sorriso, con l'entusiasmo, con la determinazione a dire che azione Italia viva, insieme a Carlo Calenda, hanno rappresentato l'unica novità credibile di questa campagna elettorale. E si può discutere e litigare su tutto, ma noi stiamo sui contenuti, è per questo che siamo credibili. Non so come faccio a spiegare a Stefan che una delle prime discussioni di questa campagna elettorale è stata su Peppa Pig. E voi direte, eh, ma questa è la preparata. Ragazzi, io ho controllato. 24 ore di discussione su Peppa Pig. E allora mi domando, ma noi, noi? Chi siamo davvero? Noi siamo quelli che sono come tutti gli altri o hanno delle caratteristiche diverse che possono rivendicare e reclamare anche nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Perché dopo la discussione su Peppa Pig in tutti gli indicatori è venuto fuori un messaggio molto semplice, sono tutti uguali, sta campagna fa schifo. E allora voglio ripetere a me stesso, insieme a voi, le ragioni che ci hanno portato a distinguerci dagli altri in questa campagna elettorale. E parto davanti a Sejourné e agli amici di Renew Europe, non soltanto dal simbolo Azione, non soltanto dal simbolo Italia Viva, non soltanto dal nome di Calenda, ma da quello che c'è scritto in quel simbolo, la scritta Renew Europe. Noi non siamo come loro. Che pensano a un'Europa governata da Orban e che strizza l'occhio alle giustificazioni di Vladimir Putin, come ha fatto Berlusconi ieri. Noi non siamo quelli che fanno entrare i soldati russi in pandemia nel nostro suolo italico. Noi siamo quelli che credono agli Stati Uniti d'Europa, che sognano l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea. Che vogliono riportare la generazione ventotene nel futuro, che sognano le liste transnazionali. L'Europa per noi non è un insieme di regole, per noi l'Europa è un insieme di valori. Noi siamo quelli che non vivono di navigator e di redditi di cittadinanza, ma siamo quelli che hanno fatto Industria 4.0 che hanno saputo investire sul lavoro, creare con il superammortamento, la decontribuzione, tutto ciò che ha messo gli imprenditori in grado di assumere. E poi lo sappiamo che bisogna aumentare gli stipendi, che bisogna aumentare il lavoro pagato bene, ma sappiamo anche che è inimmaginabile che negli altri schieramenti, in tutti gli altri schieramenti, ci sia chi ha messo in discussione l'Europa come hanno fatto la destra con Salvini, la sinistra con Fratoianni, il Movimento 5 Stelle, con tutti praticamente. È inaccettabile che ci sia sul lavoro chi ha voluto il reddito di cittadinanza come la destra con Salvini, poi Salvini se ne scorda, ma comunque ha votato per il reddito di cittadinanza. La sinistra con Di Maio, tra l'altro dire insieme nella stessa frase la parola sinistra e Di Maio mi dà una certa emozione. Ma Di Maio lo riconoscete dalla straordinaria padronanza dei dossier di politica estera. C'era l'Ucraina, c'era Taiwan, c'era l'Afghanistan, c'era l'immigrazione e lui volava allegro, sereno nelle trattorie napoletane. E noi siamo orgogliosamente diversi perché, quando Carlo è stato accusato da Di Maio, che ha detto: Non ti permettere mai più di chiamarmi Bibitaro, Carlo ha preso un impegno e tutti noi con lui. Nella prossima legislatura non lo chiameremo mai più Bibitaro. Ma nella prossima legislatura non lo chiameremo mai più ministro della Repubblica. Noi siamo quelli che non abbiamo cominciato la campagna elettorale sulle tasse, perché quando è toccato a noi le abbiamo ridotte, e invece gli strateghi, io me li immagino, Boccia, Provenzano, Letta, a dire: facciamo un'idea geniale, cosa? alziamo le tasse, e si devono essere anche probabilmente gasati l'un l'altro, dicendo: Bella questa idea, forse vinciamo le elezioni, nel metaverso probabilmente. Noi non siamo quelli che parlano di argomenti quando vanno di moda, perché l'ho riconosciuto agli amici di Azione, prima della pandemia, la prima iniziativa che ha fatto azione è stata sulla sanità. E lo riconosco a chi in Italia Viva, a cominciare da Anna Maria e Lisa, ha fatto un lavoro straordinario sulla sanità. È per questo che noi oggi diciamo sì al MES, sì ai 37 miliardi di euro del MES sulla sanità, mentre gli altri dicono un no ideologico. C'è una differenza di fondo quando si parla di cultura. Ora capisco che il fatto che Toninelli non si sia candidato rende meno apprezzabile questo gesto. Ci mancherà Danilo, però il problema è che sulla cultura, l'educazione, l'investimento in ricerca, noi pensiamo che si giochi l'identità di un popolo. È per questo che da sempre abbiamo detto un euro in cultura e un euro in sicurezza. Ed è per questo che noi non diremo mai con Giulio Tremonti che la cultura non si mangia. Caro Giulio Tremonti. Non contento di aver quasi portato al fallimento il paese, puoi cortesemente ricordare a te stesso che se non c'è cultura in questa città, che è bella quasi quanto Firenze, se non c'è. E adesso il titolo: Renzi contestato, fatto quotidiano domani. Due punti: Renzi contestato dai calendiani, bellissimo. Abbiamo fatto, era, era studiata nel dettaglio. Questa città ti insegna, caro Tremonti, che la cultura è il punto fondamentale da cui ripartire, ma questa città ci insegna anche, Carlo ha fatto un giro l'altro giorno, che possono cambiare i dirigenti e sono cambiati, non come avremmo voluto noi lo scorso anno, ma sono cambiati, però se cambiano i nomi ma non cambia la pulizia della città, è impensabile continuare a vedere a Roma una situazione di degrado come quella che è ancora oggi, con Roberto Gualtieri c'è. E il bello è che ci hanno fatto polemica sul termovalorizzatore, in una città che sta facendo il festival dei cinghiali e dove la classe dirigente del PD utilizza parole che sono fuori dalla grazia di Dio per governare questa regione. Insomma, noi non siamo come loro. Lo avete visto e potrei continuare a lungo, ma l'avete visto soprattutto sulle tematiche più nostre, quelle dell'energia, sul tap. Noi ci abbiamo messo la faccia e non solo la faccia, gli altri dicevano no. Sulle trivelle noi ci abbiamo messo la faccia e non solo la faccia, gli altri dicevano no. Sulla scelta energetica di questo Paese, Carlo è andato a Piombino. È andato a dire che noi siamo per il ricassificatore di Piombino, e poi il giorno dopo l'ha detto anche la Meloni. Ma il sindaco di Fratelli d'Italia di Piombino, lunedì alla conferenza dei servizi in regione, ha detto no. E allora, cara Giorgia Meloni, come, come puoi governare un paese se non riesci a convincere i tuoi sindaci? Come puoi governare un paese se sulle questioni di merito non hai la struttura tecnica e le idee chiare? Noi abbiamo vissuto una campagna elettorale dove ci sono stati dei momenti belli e dei momenti meno belli. C'è stato il momento più drammatico è quello che ha visto a Senigallia perdere la vita 11 persone, tra cui un bambino di 8 anni, Mattia. E tutte le volte i politici che sono tutti uguali fanno il solito comunicato stampa e dicono i politici che sono tutti uguali che è una vergogna, che è inaccettabile che la prossima volta andrà meglio. Quando siamo stati noi al governo non abbiamo fatto i comunicati stampa, perché a Senigallia nel 2014 quel fiume, il fiume, quel torrente, quel torrentaccio chiamato Misa ha esondato ed era già accaduto, lo sa la nostra amica Lella, la stessa identica cosa sul Bisagno a Genova, 2011 e 2014, morti nel 2011 e nel 2014. Non noi perché siamo quelli competenti, ma noi perché siamo noi veri patrioti, avevamo messo in piedi una struttura, un'unità di missione sul dissesto idrogeologico. Non l'avevamo fatta noi, l'aveva fatta dentro un pacchetto costruito da un signore che si chiama Renzo Piano e alla guida del progetto Casa Italia c'era il capo del Politecnico, il rettore del Politecnico, Giovanni Azzone. Quando Giuseppe Conte ha preso in mano questo paese... Il primo atto suo e del generale Costa, allora ministro dell'ambiente, è stato di chiudere l'unità di missione sul dissesto idrogeologico. E io sto chiedendo dall'inizio di questa campagna elettorale e soprattutto negli ultimi sette giorni a Conte di spiegare perché ha chiuso l'unità di missione sul dissesto idrogeologico. E ci rispondono dicendo che noi siamo antipatici, che noi non vogliamo bene ai poveri, che noi ce l'abbiamo con gli altri. Noi vogliamo bene alla politica e per fare politica ci vuole competenza, ci vuole passione, ci vuole entusiasmo. Non se ne può più di quelli che dalla mattina alla sera tirano fuori degli slogan e non sanno dare soluzioni a questo Paese. E allora oggi. Chiudiamo una campagna elettorale, ma oggi soprattutto iniziamo un percorso nuovo. Questo percorso nuovo ci porterà ad avere un grande risultato domenica, gesti apotropaici non consentiti in pubblico, specie alle prime file. Subito dopo partirà un progetto che sarà quello, innanzitutto, di stare in Parlamento da protagonisti, come sappiamo stare in Parlamento da protagonisti ma sarà anche quello di portare nel 2024 non Renew Europe soltanto ad essere il primo partito in Europa. Ma questa comunità, questa esperienza che si allargherà, troveremo le modalità, le forme per renderla più forte e più solida ad essere il primo partito in Italia. Perché? Perché noi abbiamo dalla nostra parte le ragioni della storia e le ragioni del futuro. Non siamo Orban, non siamo Mélenchon, siamo le persone che amano l'Italia e che vogliono portare in Italia la competenza per restituire speranza e passione. Per questi motivi io vi dico grazie e chiedo di raggiungermi sul palco in ordine a tre ministri del governo di un signore che noi abbiamo evocato. Ci cioè hanno detto voi continuate a utilizzare Draghi. Vedete, Mario Draghi non è che l'abbiamo utilizzato come noi, noi l'abbiamo voluto, noi l'abbiamo votato col voto di fiducia, noi l'abbiamo sostenuto. Se Mario Draghi Oggi è considerato lo statista più importante, tra i più importanti nel mondo, è perché abbiamo avuto il coraggio di combattere per lui e con lui. E a destra lo hanno mandato a casa i Salvini, le Meloni, Berlusconi. Moderati, votate uno che ha preso e ha mandato a casa Draghi per portare la Meloni. E a sinistra, Conte lo ha mandato a casa. Ma anche il Partito Democratico e il Centrosinistra ha scelto di appoggiarsi a chi, come Nicola Fratoianni, per 55 volte ha detto no alla fiducia. Noi, sul palco, prima di Stefano, prima di Carlo, chiediamo di raggiungerci alle tre ministre del governo Draghi che stanno con noi, cominciando da Mara Carfagna. Grazie a tutti e buon lavoro. Buonasera. Buonasera a tutti, è una gioia e una grande emozione parlare qui questa sera e devo dire la verità se qualche